Cari amici, un buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e vivere perché c'è nostalgia, come fatto ogni tanto ci vediamo perché sento la nostalgia del passato. E io, avete sentito la sigletta di prima, quella delle sorelle bandiera? Ecco, la canzoncina che cantavano la sorelle bandiera, le dedichiamo ai cambia casacca nostrani. Io nel 2016 mi sono messo nella lista civica Io Novara, mi avevano detto inizialmente, prima di entrare a far parte di quella lista civica per le elezioni comunali, mi avevano detto che loro erano delle persone che non si collegavano più a nessun partito politico, perché stando a quello che diceva il signor Andretta o dottor Andretta o commercialista Andretta o ragionier Andretta, te l'ho detto tutte Daniele, mi dicevano che loro non erano come gli altri, loro erano persone diverse. Mi sono messo in lista, voi tutti sapete com'è andata, sono stato uno di quelli trombati. Ma sono stato trombato non perché ero in lista in un movimento civico, perché inizialmente era nata Io Novara. Successivamente, visto che loro erano diversi, hanno fatto l'aggregamento, no? Hanno preso un po' di qua, un po' di là, un po' della DC, un po' della CCD, un po' della tututu, un po' di BBB e BBB. Siccome io rappresentavo solo tre persone, Mimico Coca, Carmelo e Pazzo, sono stato condizionato da queste scelte. Successivamente la mega giornalista Elisabetta e Arnoldi mi disse in una riunione presso il mega galattico ufficio giornalistico di via Tornielli, mi disse: caro amico, mi devi spiegare perché abbiamo perso le elezioni. E io ho detto: vabbè, le abbiamo perse perché la gente era stufa, perché la balena bianca è vissuta per quasi 40 anni, non ce la siamo tirata dentro e siamo stati penalizzati. In quell'occasione, quando mi candidai con la lista civica, mi dissero che l'Arnoldi non si poteva candidare, però faceva parte dell'ufficio stampa, non si poteva candidare perché aveva avuto dei problemi di carattere penale per la questione del ristorante Coccia, non era candidabile, siccome loro erano diversi, non candidavano chi aveva precedenti di quel genere lì. Successivamente però pubblicarono tutti i giornali, si scoprì che una piccola parte di firme per preparare le candidature, la famosa raccolta di firme per fare la lista civica, erano state prese da gente che militava sempre dentro questa scelta civica. E alla fine della storia Andretta disse che lui non sapeva niente. Comunque, teniamo buono che Andretta non sapeva niente, però le firme sono state prese aum, come dice il buon Arbore, aum. E vabbè, bocca mia, state zitto, a chi ha orecchie per capire capisca, eh? A me il pifero non lo suona nessuno, peli non ne ho. È andata come è andata. Ultimamente vado a vedere sui siti e vengo a scoprire da quelli che ci hanno accusato di essere degli squadristi e di attaccarli come facevano gli squadristi negli anni 30, perché non si attaccano mai le liste civiche, ci dissero che loro purtroppo per noi erano una cosa diversa, che loro non cercavano le poltrone. Adesso mi chiedo,
Ma se tu non cerchi le poltrone, mi spieghi che diavolo vai a fare e vai a contattare Parisi? Ma tu mi dirai, ah, perché ci sono le elezioni governative, ci sono le elezioni politiche. E noi siamo una lista civica che alle comunali ha fatto il 6%. Parliamo delle comunali del 2016. Una volta avevi fatto il 6%. Vorrei vedere adesso, comunque vabbè. A prescindere da questo, visto che con i soldi si può fare di tutto, uno con i soldi può andare a finire pure sulla Luna. Bisogna vedere poi se ci arrivi sulla Luna, e non crepi prima. Però vai con Parisi, Parisi ti dà il contentino e ti elegge, parlo di Andretta, ti nomina responsabile regionale del Piemonte di questa lista che sarebbe Energie per il Futuro, che poi qua mi sembra di vedere il contenitore dell'AS. Quando uno va all'isola ecologica dice energie scariche e vede tutte queste batterie che ci sono buttate lì nel macero. Politicamente mi chiedo che senso ha essere nominato da Parisi responsabile regionale per le prossime elezioni politiche che si terranno a marzo, e poi vengo a scoprire che la Lega aveva detto che non avrebbe mai accettato che Parisi fosse in gara per le nazionali, perché secondo quello che mi hanno riportato, secondo Salvini, Parisi poteva fare solo il consigliere comunale. Il consigliere comunale, Andretta, è consigliere comunale, è pure capogruppo del suo movimento, però adesso è coordinatore regionale. Il coordinatore regionale, mi chiedo, di quale regione? Perché a quanto mi risulta dalle ultime novità, visto che non cercate poltrone, Parisi ha accettato la poltrona della regione Lazio. Andretta, ma vai a fare il coordinatore regionale della regione Lazio? Perché alle governative chi cazzo rappresenti? Se quella è alla regione, cioè il tuo candidato è alla poltrona della regione Lazio, cosa vai a fare? Il consultore pontificio? Vai a lavorare per il Papa, Papa Francesco? Oppure vai in amministrazione alla regione Lazio? Tra le altre cose anche una scelta infausta, perché la regione Lazio è nella cacca più assoluta, guarda Roma, non hanno più neanche i soldi per svuotare i cassonetti delle immondizie. Ma chi ti consiglia queste cose? C'è il giglio magico, il cerchio magico, quello con la bacchetta che fa bim bum bam. Una volta bim bum bam era il programma per i bambini. Ragazzi, andate a lavorare per un'emittente televisiva, rifate bim bum bam, che qua mi sembra di essere all'asilo. Andate a prendervi sempre i cavalli sbagliati. Una volta hai fatto venire Rotondi, e c'ero anch'io, invece di fare un convegno all'Albergo Italia per promuovere la tua iniziativa di scelta civica Io Novara, abbiamo portato Rotondi a casa Shalom e siamo andati con il prete che si gestisce tutto, Don Dino Campiotti, e che ci siamo andati a vedere la chiesa, la mensa dei malati di AIDS, esternamente le camere, perché siccome quelli erano malati di AIDS c'era la paura che qualcuno potesse essere infettato, che poi era una cazzata, perché non si prende per queste robe qua, ma le case le abbiamo viste esternamente, quella che c'era. Questa è la giornata con Rotondi. In consiglio comunale parli spesso e volentieri, tu parli, l'altro non parla quasi mai. Non avete fino adesso
a quanto mi costa a me, perché fino adesso avrò perso un consiglio comunale dal 2016, sono sempre presente, anche in commissione spesso e volentieri sono presente. E i grossi risultati che avete portato quali sono? E Pietro Gagliardi mi disse che aveva un problema al cimitero, per tre volte di fila mi ha dato un appuntamento e per tre volte di fila ha detto che non poteva venire. Il problema del cimitero l'ho risolto con i video che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il resto, abbiamo fatto, ci hanno contattato, Rete 4 ci ha contattato per fare un servizio sugli immigrati a livello nazionale e l'abbiamo fatto a Novara, pertanto noi non siamo una lista civica. Per Vignale vi eravate preoccupati tutti, dovevate fare la rivoluzione per Vignale. De Bartolo, l'operatore, si è applicato per Vignale e i lavori a Vignale sono iniziati. Altro cosa avete fatto? Le telecamere le avete messe? Vanno risposto PIC su tutto quello che fate, rispondete PIC. In più pigliate pure il cavallo sbagliato, che vi è rimasta solo la frusta in mano. Consiglio spassionato che vi do, visto e considerato che a Novara sarà molto difficile che qualcuno vi voglia, fate qualcosa almeno per i cittadini. Diteci cosa fate, fateci sapere cosa fate, fate un giornalino, visto che avete due giornaliste che lavorano per voi o in parte lavorano per voi, fate, non dico sui giornali cittadini, ma fatevelo proprio voi il giornale, come noi abbiamo fatto il sito. Fate un giornale, dite, distribuite i volantini, dite ai cittadini cosa state facendo, perché energie per l'Italia significa che vi dovete dar da fare. Quando la pila è scarica e la lampadina non si appiccia, non è che ci puoi soffiare come un preservativo per poi far venire il cliente dall'altra parte. Qua il cliente non li tira più, il preservativo ormai è scoppiato. L'unica cosa che vi conviene fare, ficcare due dita nella presa elettrica e rigenerarvi. Il problema è che poi vi verranno sicuramente i capelli a spazzola così e farete ah! E io sarò molto contento, perché quella scarica elettrica magari vi ha fatto entrare dentro, non so se li avete, qualche emorroide, e vi dà la carica formativa per iniziare a fare veramente politica, perché a mio parere la politica che state facendo adesso nei confronti dei cittadini novaresi non ha portato niente al cittadino novarese. Io parlo per quanto riguarda Santa Gabbia. Il tuo movimento, caro Daniele Andretta, a Santa Gabbia ha portato niente, come non ha portato niente a Vignale e come non sta portando niente in altre aree di Novara. Domanda: in quanti siete rimasti in Novara adesso? Mi risulta che ci sono un casino di fuoriusciti. Non è che adesso energie per l'Italia, siete andati in qualche negozio a comprare le batterie della Varta o della Dunlop o dell'Itachi, l'avete messa a ricarica e pensate di aver fatto tombola. Attenzione che Parisi non è alla nazionale, Parisi si è accontentato per il momento della candidatura alla regione Lazio. Non vorrei che poi alla fine Parisi venisse trombato anche alla regione Lazio, perché poi dovete prendere il frustino e fare il mea culpa, perché i consigli che vengono dati a te, caro Daniele, spesso e volentieri sono consigli di parte. Tu credi alla Befana, solamente che la Befana è finita il 6 gennaio. Adesso siamo sotto il periodo di carnevale e hai visto mai che qualcuno ti sta facendo il vestito da maschera. Un saluto a tutti e a buon risentirci e rivederci. Ah, vi do un annuncio: sabato di questa settimana il sottoscritto, parlo del sottoscritto, quello che non rappresenta nessuno ma rappresenta solo tre persone, andrà in una rete nazionale, perché il sottoscritto vi dice, cari amici che ci ascoltate, che abbiamo già realizzato una puntata zero
a livello nazionale per una nuova emittente e andremo in rete nazionale e sul satellite. E poi cazzi amari, cazzi amari. Un saluto a tutti. Che figura di merda.